amici, vi ho promesso alle 11 di fare una diretta per le gambe e gambe sì, allora scusatemi, provo di allontanare poco la mia inquadratura così vediamo al meglio, riusciamo a fare, diventa complicato, lo so, diventa complicato ma noi ci rimaniamo qua. Allora, gambe, allora come possiamo aiutarci ad avere una gamba più tonica? Allora, qual è innanzitutto il problema delle gambe? Ritensione idrica, cellulite e deposito di grasso localizzato sul collo de cheval, questa è proprio la parte esterna del coscia. Allora, andiamo a affrontare i problemi delle gambe e come affrontarli singolarmente, ok? Perché molte donne hanno problemi delle gambe, mettono l'appareo e cominciano a dire guarda, non c'è niente che posso fare. Spesso e volentieri avete visto che le donne che hanno la forma a pera, spesso e volentieri loro possono cominciare a fare dieta, esercizio, ma poi che cosa succede? Che diventano sempre più, diciamo, svuotate sopra e sotto rimane fissa questo cumulo di adipe. Questo succede perché abbiamo una predisposizione genetica per la mia amica ginoide a depositare il grasso su questa zona, ok? Lo vedi proprio, l'uomo ha le gambe magre, ma perché? Questo grasso atavicamente serviva dal punto di vista atavico per portare avanti una gravidanza durante magari un periodo di carestia, ok? Ecco perché il tuo corpo è così restio di lasciarlo andare via, perché dice mi serve questo grasso mi potrebbe portare avanti la sopravvivenza della specie, sopravvivenza della specie, esatto. Così, oggi voglio parlare delle soluzioni, ok? La soluzione, allora innanzitutto possiamo parlare di allenamento, poi possiamo parlare di integrazione, ma poi possiamo parlare di meccanismi meccanici che ci possono dare una mano, ok? Ecco, ultima cosa che devo aggiungere è anche un bigode. Così abbiamo tutte le soluzioni e opportunità e ognuno deve fare una piccola autovalutazione di quello che può fare o non può fare per il suo benessere. Allora, partiamo innanzitutto con il movimento. Allora, qua dietro c'è uno trampolino. Il trampolino aiuta tantissimo perché è proprio il pompaggio del trampolino. Infatti il trampolino è nato da una ricerca di un libro che stavo facendo tanto tempo fa, proprio per scrivere un libro sulle cellulite, ok, dove io avevo messo la pedale vibrante, la panca per inversione, quella dove stai test in giù, le pressoterapie, mi mancava qualche cosa da un perno, diciamo, aerobico, perché il perno aerobico serve, no, per bruciare l'adipe, dove si deposita l'adipo sottocutaneo, per aiutarci con i nestetismi della cellulite. Altre cose che ci serve per i nestetismi della cellulite è il drenaggio, ok, perché drenando i liquidi in eccesso defluiamo il problema dove ci potrebbe formulare, si chiama inestetismo del cellulito, panniculopatia edematoso e sclerotica, ok, però parliamo di cellulite, ok, e devi stimolare il riflesso plantare, ok, stimolando il riflesso plantare, questo riflesso plantare che sta sotto il mio piede stimola i vasi linfatici a fare piccole contrazioni che aiutano la linfa a digerire nel corpo. Allora, il problema del sistema linfatico è una questione meccanica, perché tu hai 15 litri di linfa e c'hai 5 litri di sangue. Questa linfa non ha la pompa come il cuore, ok? La linfa si gira in modo passiva grazie a queste micro contrazioni delle vasi linfatici e poi per la contrazione muscolare che aiutano a fare si fa muovere questa linfa nel sistema, ok? Da seduta in questo momento il mio sistema linfatico sta facendo un giro completo in circa 36 ore. Quando volleggio su un trampolino, volleggio su un trampolino anche per pochi minuti, ok? E anche in modo molto suave, saltando sul trampolino, io posso portare quella gettata di ritorno linfatico, mi metto qua, solo facendo questo, io aumento il ritorno linfatico 1400%, ok, che mi aiuta a drenare le gambe. E infatti, che cosa dicono quasi tutte le super jumpers nelle prime settimane di utilizzo? Devo scappare a fare pipì, ok? Quello è il sistema linfatico che ti sta aiutando a drenare il liquido in eccesso. Allora, l'altro problema degli anestetismi delle cellulite qual è? È la sclerosi
perché la zona che cosa fa? Il tuo sistema circolatorio diventa, come si può dire, selettiva. Ok, dice, sai che ti dico? Per passare di quella zona che è intasata di liquidi, di infiammazione, di un problema delle fibre connettive che si blocca, io ti faccio una sorta di raccordo anulare intorno alla zona che è afflitta dagli inestetismi delle cellulite e vado altrove. Infatti chi ha l'inestetismo delle cellulite è fredda, non è calda perché non è vascolarizzata, non c'ha il passaggio di nutrienti, non c'ha il passaggio di quello che serve, ok, per avere diciamo un giusto interscambio di nutrienti, perché la verità è che il nostro corpo ha bisogno in secondi di avere un cambio di ossigeno e un non si dice defluzione, però una riduzione di metaboliti o diciamo dopo il processo metabolico c'è un residuo, c'è una sorta di scoria e questa scoria deve essere portata via. Se la scoria non viene portata via rapidamente, ok, si può avere un problema di necrosi nella zona. Infatti quando ti chiudono, sai, ti chiudono, ti bloccano la circolazione per darti magari per fare un prelievo di sangue, non la possono tenere quel microcircolo bloccato per troppo tempo perché ti porterebbe un danno alla mano, ai nervi, ai tessuti, giusto? E la stessa cosa con le persone che soffrono delle falange, sai, quando ce l'hanno, fa tanto tanto freddo, anche lì se non c'è un ripristino del microcircolo repentino potrebbe portare una necrosi nella zona e portare danni nella zona. Ecco perché è così importante di andare a agire su diversi fronti. Quando parliamo dell'inestetismo delle cellulite, dobbiamo andare a ricominciare a far fluire i flussi, i liquidi e l'attività nella zona. La possiamo fare con il trampolino, la possiamo fare con il pedale vibrante, fra poco te lo faccio vedere anche quello. L'altra cosa, possiamo utilizzare anche un aiuto meccanico per andare a riportare liquidi, attività e anche caldo nella zona, perché quando abbiamo un problema di una zona che viene ignorata dal nostro microcircolo, non macrocircolo, perché le arterie continuano a passare là dove ci sono i inestetismi delle cellulite, perché sono non solo potenziate dalla loro stessa muscolarizzazione delle vasi sanguigne delle arterie, ma anche la spinta del cuore, e comunque un po' di vene, arterie riescono a attraversare e portare nutrienti. Il problema è che le vene fanno una grande fatica a portare via i detriti. Ok, così andiamo a parlare in modo meccanico come possiamo aiutarci. Be good. Questo tessuto, e poi parleremo anche di nuovo del cupping. Questi sono due modi meccanici. C'è anche il trampolino, c'è anche il trampolino meccanico, anche le pedali vibranti meccanico, però andiamo a parlare di questi. Questo tessuto qua, Be Good, in contatto con le mie gambe, ok, crea infrarossi a raggio lontano. Ok, infrarossi a raggio lontano non lo posso vedere con all'occhio nudo, è sullo spettro della luce visibile, non lo posso vedere, lo posso vedere soltanto con una telecamera ad infrarossi che ho, ma sta su un cellulare, non te lo posso far vedere, ma è molto interessante perché lui si attiva e ha dei cristalli organici che fa parte del filato stesso, cioè hanno preso cristalli vulcanici, messo nel filato che non si lavano mai via, non si scarica mai. Tu dovrai distruggere Be Good prima che Be Good smetta di lavorare per te. Si accende, si assorbono questi cristalli come titanio, magnesio, silicio e non solo, assorbono la tua temperatura corporeo, si accendono come pietre oleare e cominciano a vibrare a una frequenza che ritorna dentro la tua pelle fino a quasi 5 cm di profondità. Si chiama bio infrarosso, ok? Ed è una cosmetto tessile, una dermofibra, ok? Che ci aiuta di avere tanti tanti benefici a livello localizzato, perché se la metto sulle cosce a questo punto, lui che cosa fa in pratica? Ci drena. Tu metti Be Good, guardati l'orologio e entra 90 minuti, tu andrai a bagno circa ogni 15 minuti. E il motivo qual è?
Noi dentro nostra cosce, mi piego qua così mi vedete, abbiamo delle macro aggregamenti di molecole d'acqua, cioè come nuvole, ok? Le nuvole, le molecole dell'acqua amano stare vicine vicine, ok? E si viaggiano più o meno a 12-14 molecole tutti insieme. Queste macole goccioloni d'acqua fanno fatica di essere riassorbite dal tuo microcircolo. Che cosa fa B-Good? B-Good, mandando questi infrarossi a raggio lontano che ti farà, diciamo, drenare, ti penetrano e fanno, diciamo, disinnescare, riducono l'aderenza molecolare tra le molecole d'acqua e passano da 12-14 molecolone, nuvolone tutti insieme, lo fanno diventare goccioline, 3-5 molecole che si aggregano. A questo punto può essere A, riassorbito dal microcircolo linfatico venoso, ok, per drenare. B, questa è la cosa più importante, l'osmosi cellulare, cioè la tua parete delle cellule sono porose, giusto? Ok, e hanno bisogno di nutrienti che entrano, detriti che escono, nutrienti, ossigeno, sali minerali, tutto quello che serve per i processi metabolici della cellula. Dall'altra parte, tutti quei piccoli processi che creano detriti devono essere esportati via per essere ripresa dal microcircolo linfatico venoso per essere drenato. Perché quando il fisico è totalmente rombante, funzionando al meglio, tu vedrai tutto migliorare: il metabolismo, la pelle, le cosce, tutto cambia. Ti senti molto più leggeri, cominci a vedere le vene, no? Vedi le vene, vedi i muscoli perché non sei gonfio di acqua. Ok? L'altra cosa che fa B-Good, che è molto interessante, che agisce sui fibroblasti, perché stimola i fibroblasti a diventare più attivi e la qualità della pelle cambia. Cioè vedi la pelle che diventa molto più tonica, molto più giovane. Io ho 51 anni e ovviamente la pelle è una cosa che ci tradisce l'età. Tutte le mie amiche dopo 45 anni conoscono questo decadimento. Ok, ditemi come mi trovi l'interno coscia, ok? L'interno coscia, perché io adoro B-Good. Ci dormono con mia B-Good perché c'è quello comfort che ci dorme la sera ed è eccellente anche per allenarci, perché se io mi alleno, mi riscaldo le mie muscoli, sto in una fase di allenamento con B-Good, potenzio anche gli effetti del FIR ed in più Dermofibra Cosmetics, perché non te l'ho detto, c'è anche la Cosmesi che include caffeina, retinolo A e vitamina E e aloe vera, che sono principi attivi eccellenti per migliorare la qualità della pelle. E caffeina è un ottimo, ottimo lipolitico che stimola il rilascio di grassi da una parte e dall'altra parte drenante. Ok, questo è un modo meccanico. L'altro modo meccanico è le cupping system. Allora, se avete mai sentito di fascia blasting o delle vacuum terapie, che sono le macchinari che voi trovate in un centro estetico, che funziona, vada bene, io non sto dicendo che non funziona, funziona alla grande, ma uno lo vai una volta a settimana, due ti costa 60-80 euro a seduta e tre non è risolutivo, nulla è risolutivo per la ritenzione idrica, il nostro corpo invecchia sempre, se noi vogliamo avere una gamba bella per tanto tanto tempo dobbiamo fare qualcosa tutti i giorni, che può essere vario da un allenamento, a un tessuto intelligente, a un trattamento delle cupping, a integratore, ok? Cioè, mangiare meno insaccati, non mangiare troppo sushi. Io adoro sushi, ma se tu mangi il sushi, la soia, la salsa di soia a 1200, se non sbaglio, 50 mg di sale o di sodio a cucchiaino, sai quanto li gonfi il giorno dopo con la soia? Ma andiamo avanti. Allora, vi ho promesso di parlare anche di questo kit meccanico, perché andiamo delle diverse modi per migliorare l'aspetto della nostra cosce, migliorare l'aspetto della nostra inestetismo della cellulite. Allora, CryoSlim. CryoSlim è un effetto quasi all'immediato, non lo vedi là, la vedi qua? Quasi all'immediato di una sensazione di freschezza, criogenico, crea una sensazione di freschezza. La freschezza ci aiuta a dare una vasocostrizione. Le vasi diventano più tesi, più chiusi. La vasocostrizione aiuta a dare una spinta da basso verso alto per aiutarci a drenare le gambe. Aspetta, vedo un'amica. Ciao Venusia, vedo la mia bellissima truccatrice Venusia Marciano che mi sta salutando. Ancora non riusciamo a vederci, Venusia, ma fra poco torniamo tutti al lavoro, eh? Anche te, perché vedi, ho bisogno di te, Venusia. Però detto questo, allora,
Come usiamo, di nuovo mi devo correggere in tempo reale l'inquadratura, eccoci qua. Andiamo a parlare. Ah, non corretto troppo bene. Aspetta, scusate ragazzi, sto provando con voi. Allora, andiamo a fare un po' di cupping. Ok, mi giro lateralmente. E la prima cosa è la fascia blasting. Ok, aspetta. Abbiate pazienza con me. Aspetta. Ok, eccoci qua. Allora, la prima cosa che andiamo a fare la fascia blasting. Fascia blasting è quello che agisce sulle aderenze. Che cos'è il problema dell'estetismo della cellulite? La pelle a materasso. La pelle a materasso è quando il tessuto connettivo, anziché, cioè qua c'ho grasso, ok? Ho grasso qua. Non ho aderenze, la differenza è quello. Allora, ricordate, noi dobbiamo continuamente trattare l'estetismo e cellulite. Cioè io posso, anche se tu vai a fare 10 sedute dal tuo centro estetico, vivi di rendite di 4 per 3 mesi, dopodiché cominci a vedere le cose che continuano a rallentare e ritornano esattamente come un integratore per metabolismo. Lo prendo, lo interrompo, quando vedo che comincio di nuovo a ingrassare, lo riprendo. Ok, purtroppo nulla è per sempre, tranne il nostro amore. Ok, qui. Allora, fascia blasting. A questo punto, questa è una delle tre cose che ti arrivano nel nostro cupping system. Di silicone semi-rigido, non è rigido. Perché dico che non è rigido? Perché quando è troppo rigido rischi di bruciarti veramente, non bruciarti, romperti le capillari, ti trovi pieno di lividi. No. Allora, per i miei amici che soffrono proprio di problemi venosi, fragilità capillare, vado con dolcezza, come il dry brushing, ok? Vuol dire non devo essere troppo aggressiva, devo semplicemente aiutare dal ginocchio verso l'anca a portare i liquidi verso su, ok? Questa è la prima cosa. O altrimenti io, che non ho problemi di microcircolo, io vado a proprio riscaldare, massaggiare il tessuto connettivo dove vedo un effettivo problema. Lo posso anche fare sul gluteo, non ve lo faccio vedere sul gluteo, ma la sera mi metto di fianco, mi scopro il gluteo con un pantaloncino e posso anche andare a lavorare una zona di gluteo energicamente. Io di solito dedico di fascia blasting circa 5 minuti a lato e poi 10 minuti di ventose. Ok, così se i nostri amici hanno problemi anche all'interno coscia tranquillamente, utilizzando una crema emolliente così si scorre. E l'altra cosa è un eccellente scrub proprio per la pelle stessa. Alla fine vedrai che la pelle è molto morbida, molto settosa, perché comunque stiamo esfoliando oltre a massaggiando il tessuto connettivo. Poi passeremo sulla seconda fase. Abbiamo due ventose, non uno. Solo questa ventosa e una nota catena di profumerie ti chiedono 19 euro. Su tutte queste kit, la fascia massager, la grande coppa e la piccola coppa, possiamo andare a costa 29,99 euro. E poi l'altra cosa è il silicone alimentare, che vuol dire praticamente indistruttibile. La devi perdere. Tu, quando avete finito la vostra seduta, tutto quello che dovete fare magari è lavarla con un po' di acqua e sapone neutro, ok? Un po' di acqua tiepida, neutro, lo fai asciugare e pronto per il giorno dopo di utilizzo. Allora, l'ho fatto un post un paio di giorni fa, lo rifacciamo, come si fa cupping, e anche con la premessa che il cupping può anche essere un eccellente coadiuvante per i blocchi muscolari. Magari se ho un blocco muscolare sulla spalla, sempre devi mettere una crema prima per farlo aderire. Lo posso lasciare sul nodo, ok, lo lascio là, e lui comunque dopo 2-3 minuti mi aiuta a sciogliere quel nodo sulla spalla. Allora, di nuovo, con la cupping sempre verso il fianco, ok, dove con la massaggiatore ci posso andare anche su e giù e circolari, qui no, questa deve andare da basso verso alto, perché questa sta facendo un'ossuzione che porta, cioè traina, ok, come esattamente uno aspirare, come quelle macchinari che costano 60-80 euro a seduta, ti aiuta a aspirare, ok,
tutti i liquidi che ti servono. E dove c'è magari un estetismo o un'aderenza dell'estetismo delle cellulite, è probabile che sentirai un po' di noia, un po' di fastidio, perché una zona afflitta delle aderenze è anche una zona che è probabilmente infiammata. E se c'è infiammazione, ci potrebbe essere dolore, perché dove c'è infiammazione il corpo dice: guarda, qui non, cioè, attenzione, perché la zona è infiammata, esattamente quando c'è il rossore intorno, magari un tagliuzzo o qualcos'altro. Così, come possiamo fare il cupping? 10 minuti a gamba, andando per distretti, no? Traccio lato per lato, continuo a proprio spostarmi e faccio il circolo della gamba, ok? E poi passo e continuo a aiutare proprio i liquidi da andare basso verso alto. Questo è un modo di lavorare. L'altro modo di lavorare è una cosa che ho inventato l'altro giorno, mi piace da morire. Spingo, appoggio, rilascio, c'è la suzione e faccio pompa, 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 sposto, pompa, 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 sposto, pompa, 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 sposto, pompa, 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 sposto. E lo senti proprio che si sta facendo un richiamo di liquidi nella zona. Non solo che richiama liquidi nella zona, comincia a morbidire quelle aderenze, aiutandoti a drenare tantissimo. Se tu lo utilizzi, la cupping system, in 14 giorni, fotografandoti, vedrai volumi diversi, la qualità della pelle che si cambia e il colorito della pelle che si cambia, perché una gamba che è ossigenata, ok, ha un altro colorito molto più giovanile. Allora, parliamo di un'altra cosa. Molti di voi mi chiedete se la pedana vibrante funziona, la pedana vibrante non funziona, come funziona e quant'altro. Allora, accendo la pedana vibrante, basculanti. In questo momento su HS24 non ci sono, perché abbiamo finiti, e parlo solo per le pedane vibranti che ho scelto personalmente, ti spiego perché. Ci sono 3.000 pedane vibranti sul mercato. E quello che rende una pedana vibrante funzionante è il tipologia di vibrazione basculante. Tutte le mie sono basculanti, perché adesso vi spiego perché mi piace basculante per l'estetismo della cellulite. Ma la potenza del motore, ok, vedi che balla le cosce, ok, scusate ma non riesco a fare l'inquadratura completa, così mi metto su, vedrete, mezza coscia e mezza testa, ok. Allora, la pedana vibrante in questo momento mi sta lavorando, gambe piegate sempre, sempre, mai voglio vedervi con le gambe tese sulla pedana vibrante, mai, poi mai, poi mai, poi mai, ok? Le usiamo la pedana vibrante come scarpe, ok? Le gambe rimangono piegate, già qui sei praticamente in mezzo squat ed è un lavoro, ok? Tutto questo ballo che stai vedendo della coscia è come la fascia massager, quella spazzola che stavo utilizzando prima. Ok, mi sta massaggiando con micro massaggi il tessuto connettivo. Questo ci aiuta di ammorbidire quelle connessioni e ti aiuta proprio a migliorare notevolmente l'aspetto dell'inesteticismo delle cellulite già dopo 10 giorni, se lo uso 20 minuti al giorno. Ogni pedale che vi ho proposto in questi anni possono variare, c'è, cioè, chi ha 10 minuti preimpostato, chi ha 20 minuti preimpostato, ma tra me e te quello che vi invito di fare è lavorare modalità manuale, trovate una vibrazione adatto alla tua squat, perché comunque non dovete partire al massimo assolutamente, e mantenete la posizione per 20 minuti, 20, si ferma la macchina, basta, 20, questa è una vecchia pedana che ce l'avevo e funziona 10 minuti, così io faccio due volte al giorno, ok, così. Questa mi aiuta a massaggiare gli inestetismi delle cellulite, potenziare i muscoli e mi aiuta l'aspetto della pelle, perché di nuovo tutte queste oscillazioni, queste agitazioni aiutano i fibroblasti a produrre più collagene nella pelle per dare un aspetto della pelle più giovanile anche a noi 51 anni, ok? E questo è un altro modo meccanico per aiutarci con la bellezza delle nostre gambe. Adesso finiamo il nostro percorso per le gambe oggi con l'integrazione, ok? Gli integratori sono fondamentali perché aiutano il nostro corpo ad integrare magari qualcosa che non sta facendo più in modo ottimale, ok? E che integratori, scusatevi,
mi sto provando di fare questo mix di inquadrature costante. Oggi voglio parlarvi di Easy Drain. Ok, questo è un fitoterapico ricco di gramigna, tarassico, aspargo, ananas che aiutano a drenare il corpo, che ci aiuta con i nostri liquidi. Prenderemo un tappo al giorno da aggiungere a una bottiglia d'acqua che sorseggiamo, perché molti di voi non bevete l'acqua. Ricordate che il corpo lascia acqua quando le ridà l'acqua, perché altrimenti è una forza di sopravvivenza. Se io non do il cambio al mio corpo, ok? Il mio corpo dice: io non ti posso lasciare liquidi, perché siamo fatti il 70% di liquidi. Il sangue viaggia sull'acqua, linfa serve l'acqua, le cellule serve acqua. Così, costo zero, bevete più acqua, ragazzi, se volete bere. Già se tu oggi bevi un litro e mezzo d'acqua, senza niente, senza aggiungere niente, vedrai che farai molto molto più pipì. Provate di farlo oligo minerale, provate di farlo con poco sodio e vedrai grandi risultati. Però noi in questo periodo particolare, in primavera, un Easy Drain, un ciclo di Easy Drain ve lo consiglio, ok? Interrompe magari per 3 settimane, potete fare un altro ciclo, non lo dobbiamo fare sempre, lo facciamo ogni tanto. Pharmaven, ok? Abbiamo un fitoterapico chiamato Pharmaven che aiuta il potenziamento delle vene, delle pareti venose, perché vitamina C aiuta a sostenere la corretta formazione di collagene per le vasi sanguigni. I vasi sanguigni, quando io comincio a tirare via quei liquidi, ok, comincio a strofinare via e stimolare via il drenaggio, chi deve captare, chi deve raccogliere quei liquidi per farli portare ai reni per essere eliminati? Le vene. Ok? Per questa Pharmaven è uno dei miei integratori più amati, perché ti aiuta. Tutti i miei amici che soffrono di fragilità capillare, specialmente se vuoi usare la pedana vibrante, vi consiglio di prendere anche Pharmaven se hai problemi di fragilità capillare, che è una questione a volte congenita. Se avete problemi di vene varicose, se avete problemi di varici, ok? Questa è una cosa molto importante. Ed in più c'è ginkgo biloba, occhio. Ginkgo biloba è uno fluidificatore del sangue, cioè se tu sei su cardioaspirina o qualunque cosa che ti rende il sangue più fluido, non puoi prendere Pharmaven. È chiaro questo, ragazzi, perché non possiamo partire e dire: ah, mi va bene tutto. No, dobbiamo anche essere responsabili per le nostre scelte. Dobbiamo parlare anche magari del nostro medico di riferimento. Se siamo sotto un cura di farmaci di alcun genere, noi non possiamo a Cosport rispondervi. Dovete parlare con il vostro medico. È chiaro questo? Ok. Ma possiamo integrare, ok, se non siamo sotto nessun, diciamo, quadro specifico, possiamo pensare di usare anche integratore in modo di aiutare il nostro corpo a funzionare al meglio. Altro due eccellente modo per le nostre gambe è forscolina e cacca verde. Allora, partiamo con forscolina. L'avremo venduto, non mi ricordo se 40.000, 50.000 forscolina nell'arco del tempo che lavoro a HS24. 40.000 persone, sono tanti. 40.000 persone, non ci arrivi senza avere un prodotto che veramente funziona, e le persone parlano di forscolina in centimetri. Ora è difficile che persone che mi lasciano testimonianze di forscolina mi parlino di peso, mi parlano di centimetri. Ho perso 4 centimetri, 10 centimetri, ho perso centimetri. E quando parliamo di gambe, vogliamo perdere centimetri, vogliamo avere una gamba più snella, più piccola, più compattata. E quello che abbiamo notato è che forscolina è un integratore pazzesco per le ragazze che hanno chili in eccesso sulle cosce. È una cosa che mai l'avrei visto, anche perché prima, anche come personal trainer, 20 anni fa, senza forscolina, arrivava una ragazza a forma di pera di fronte a me, non avevo gli armi di dire: questo ti darà risultati. Ecco perché dopo 30 anni di ricerca, 30 anni di esperienza, 30 anni di lavorare con la gente vera, ok? Non solo in laboratorio, ma io lavoro con la gente vera, prendo un prodotto, lo provo sulle persone, lo osservo, adatto, cambio, miglioro, e così oggi come oggi io ti posso garantire, io vendo e propongo solo quello che so che dà risultati, perché altrimenti non lo faccio.
ok? Tante persone mi parlano di tante cose, ma io gli dico, uno la devo provare prima io su di me e decidere se mi piace o no. Però ragazzi, questa roba funziona, Be Good funziona, pedale vibrante funziona, trampolino funziona, il cupping system bomba, ok, veramente bomba, forscolina funziona, e finiamo con il mio amatissimo Pharmaden, funziona per le gambe, e vedrai anche draini tantissime con Pharmaden, perché quando potenzio il ritorno venoso, sono l'autostrada della salute, del drenaggio, una buona vena porta via tanta liquidi. Poi, Caffè Verde Power, oltre ad aiutare il metabolismo, e aiuta il metabolismo, e ti aiuta a riattivare il metabolismo, e ti aiuta a ritornare alle tue 18 anni, anche di fronte alle questioni della tavola e del frigorifero. Cioè, io mangio quello che voglio mangiare. Ieri era la festa di compleanno del mio marito, mia figlia ha fatto una torta meravigliosa con frutti di bosco, ha fatto una bellissima crostata, e l'ho mangiato con il gelato e l'ho fatto bis, e non ho neanche avuto un barlume di senso di colpa, perché utilizzando integratori che mi potenziano il metabolismo e muovendomi mi posso anche godere ogni tanto una bella sana mangiata alla tavola, perché ragazzi, io non so voi, ma io mi alleno solo per mangiare, perché mi piace mangiare, ok? Così, la nostra altra, diciamo, grande consiglio, Caffè Verde, perché oltre il metabolismo abbiamo visto che ti aiuta tanto a drenare, è un drenante e un energizzante, ok? Così, per le gambe, per avere una gamba snella, costanza, ok? Dobbiamo impegnarci, dobbiamo magari aiutarci con un trampolino che dà un muscolo bello, tonico, ma non grosso, la pedana vibrante che aiuta con tessuto connettivo e anche per drenare. Possiamo usare un Be Good da vestirmi, per così cioè magari mi alleno 40 minuti al giorno e per l'altro 10 ore ho la mia macchinario centro estetico addosso, perché ce la porto con me al lavoro, in ufficio, in palestra o ci dormo, ok? Posso utilizzare una crema mirata per le vene e con le mie coppe, che questo è un vero e proprio trattamento da Beauty Farm che costa di solito 60-80 euro a seduta. Ci ho messo 8 anni a cercare questa soluzione, 8 anni, ho provato con i macchinari, ho comprato campioni destra e sinistra, ma anche nessuno aveva la soluzione come quelle professionali, e poi alla fine una soluzione così semplice, così... Non è banale, perché è straordinario questo, ma il fatto è che una volta che la compri, queste coppe, essendo in silicone, sono indistruttibili, lo sappiamo. Cioè, il silicone ci prende delle pentole bollente con la silicone e non si distruggono. È una cosa, cioè, provi di distruggere, probabilmente li perderai prima che li distruggi. E poi, integratori, possiamo drenare con Easy Drain, possiamo potenziare il ritorno venoso con Pharmaven, possiamo attaccare i grassi del culotte cheval con la nostra forspolina, e possiamo aumentare il metabolismo in modo complessivo e drenare con Caffè Verde Power, ok? Stasera vi aspetto alle 18.30 su Super Jump, un popolo che salta, perché ci sarà una lezione con Vincenzo Ghizzoni che farà Power 1 Total Body. Ricordate che adesso, fra poco, sto modificando anche i Neo, perché Neo diventerà diversa, migliore, e ci saranno live, però ancora non ho finito tutta la preparazione per fare live, come dico io, perché quando sono un po', diciamo, un po' fissata sulle cose da televisive. E poi un'altra cosa, oggi alle 14.45 sarò in diretta su Instagram, su Detto Fatto con Bianca Guacero, dove parleremo della braccia, ok? Vi auguro una giornata spettacolare, buon lavoro con le vostre gambe, e mi raccomando ragazzi, non perdete tutte le buone abitudini che voi avete preso in questa quarantena, perché quando finite la quarantena non cominciate a dire, ah, non posso, devo lavorare, c'ho troppo da fare. Dovete sempre, obbligatoriamente, trovare sempre tempo per voi, ok? Un tempo dedicato a voi, anche 10 minuti, 15 minuti, anche la coccola del utilizzare lo cupping di fronte alla televisione la sera, ti metti, ti prepari, ah, volevo farvi vedere un'altra cosa, c'ho pochi rimasti, la mia luce terapia, ok? Pochi rimasti, la luce terapia che aiuta non solo i fibroblasti a produrre più collagene,
per la faccia, per i capelli, per il cuoio capelluto. La mia luce terapia ha anche la luce blu, la luce gialla, la luce verde, per fotobiomodulazione. Ci sono una manciata di pezzi su HSE24 e questo ti aiuta con collagene, per il colorito della pelle, per sbiancare la pelle, ti aiuta la crescita del cuoio capelluto. Il luce blu aiuta con l'acne, si chiama fotobiomodulazione, ok? Sempre come la luce può stimolare le nostre cellule, il metabolismo cellulare di funzionare in modo diverso, in modo ottimale. E la luce blu aiuta per le pelli acneiche e aiuta con le onicomicosi, perché è un antibatterico naturale, ok? E poi considerando i batteri, i virus che stanno in giro, un po' di luce blu, ogni tanto me la sparo. Però ti aiuta anche con le onicomicosi delle unghie, ok? Vi metto tutti i link sotto. Ricordate che giorno dopo giorno proverò di essere con voi per darvi altri consigli. 30 anni di mia esperienza al vostro, diciamo, servizio, non lo so esattamente come si dice, ma vi auguro una giornata spettacolare. Allenatevi oggi, mi raccomando. Ciao dalla G.